you mm -hmm. Ciao fragolini, nuovo video, credo che è la terza parte Come leggete dal titolo, ovviamente faccio la terza parte dei commenti negativi degli haters Io li chiamo haters, ma in teoria non sono haters, però vabbè eh, Leggiamo i commenti negativi che ho ricevuto, non solo su YouTube, ma neanche su Instagram ma tantomeno su TikTok <ride> perché se non c'è youtube non c'è TikTok e non c'è Instagram ovviamente dove posso ricevere dei commenti su tutti e tre i social vabbè allora prima mh, vabbè, quando li leggo io ve le, cioè voi le vedete qua per cui io vi, vi leggo i commenti che ho ricevuto uh, su TikTok e su Mm, sì, su YouTube, perché su Instagram vi farò un video a parte dove eh, ho ricevuto dei commenti assurdi, che poi non sono commenti, sono messaggi privati assurdi su Instagram. Per cui è praticamente quasi uguale, però in privato. Per cui eh, tutti i nomi che ovviamente vedete qua sono cancellati perché per privacy. Anche se sono pubblici, giustamente non vi faccio vedere i nomi perché non voglio fare pubblicità a queste persone. Per cui eh, adesso li leggiamo insieme. Non sono tantissimi, anche per il fatto che questo video non voglio che dura tanto. In teoria, <ride> le solite mie parole. E niente, per cui prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina. Lasciarmi un like se vi piace questa tipologia di video e un commentino qua sotto, e ovviamente seguitemi anche su Instagram. Eh, voglio precisare che certi commenti sono un po' offensivi, non tanto belli e tantomeno mm, è meglio evitare a scrivere queste cose per cui. Eh, non perché loro mi fanno diciamo, pubblicità o, gu o guadagno sui vis le visualizzazioni, eccetera. No, perché per farvi capire su TikTok non guadagno niente, ma proprio niente. Su Instagram idem perché me li ricevo tutti in, uh, in privato. Per cui cioè ancora, ancora su YouTube. Ma calcolate che su YouTube i commenti è come se tu non guadagni sui commenti, guadagni sulle visualizzazioni per cui anche se tu mi lasci un commento, io non ci guadagno niente e tantomeno l'unica cosa che forse è la visualizzazione se hanno visto il video, poi non lo so allora scusate se mi taglio la testa ma... Eh... Ho un problema col cavalletto che si è rotto e io sono senza cavalletto, per cui sono messa bene. E allora più mi metto più là, più mi taglio lo stesso la testa. Comunque, iniziamo dal primo commento ricevuto sotto in un video di TikTok che io ho messo, eh, dove praticamente facevo vedere i miei conigli mh, che gli davo da mangiare l'insalata e la carota. E volevo fare cioè ho messo questo video perché era diciamo carino no una persona che non dico il nome mi ha scritto vi lascio qua il, il commento ma solo insalata gli dai da mangiare perché dargli solo quella fa male e quando ho letto questo commento ci sono rimasta perché ho detto ma chi sei te per dirmi cosa devo dargli ai miei conigli o tantomeno come curare? Perché ci sono anche questi commenti di come curare i miei conigli. Che vabbè, credo che avevo fatto un video anche su questo. Io gli ho scritto: no, tranquilla, non è perché vedi un video di 15 secondi, perché calcolate che su, su TikTok c'è il video di 15 secondi, eh, vedi solo insalata e allora gli do solo quella infatti potete leggere il mio commento. Poi se non mi segui che domande fai? Cioè, come per dire, non mi segui neanche, non sai niente di me e di quello che faccio ai miei conigli, perché scrivi questi commenti? E lei mi scrive: "Non ti seguo, ma ti seguo su YouTube." Cioè, in poche parole mi segue eh, su YouTube, ma su TikTok no. Però io mi domando perché hai visto il video se non mi segui su, <ride> su... su TikTok. Va. comunque, ehm, e poi mi scrive: E so che, ha... che dai carote, lattuga e basta ai tuoi conigli. E so che non sono nemmeno vaccinati. Dovresti portarli poi quando ho letto questo commento. Mi è venuto un. non vi dico cosa. Uh, a me non me ne frega se le persone mi seguono o non mi seguono, però questo è un commento da evitare, in senso che mh, è meglio che non lo scrivevi. Credo che adesso mi seguo ancora, non lo so. Perché, prima di tutto, la gente non mi deve dire cosa devo fare, cosa gli devo dare da mangiare. Eccetera. sono i miei conigli faccio quello che voglio e non mi deve dire lei o voi o gli altri che cosa devo fare ai miei animali eccetera o anche su di me eccetera cioè per cui non riesco a capire questi commenti puntini puntini che vengono fatti così tanto per adesso non so se poi ovviamente certe persone lo fanno apposta per far sì che, che io rispondo ai commenti Dato che, non lo so, certe persone lo fanno apposta Dicono, ma sì, scriviamogli una cosa brutta Così almeno mi risponde Cioè, non ho capito questo senso anche di... Cioè, boh, non, non riesco a capire Infatti io poi gli ho risposto, diciamo, educatamente Perché se sennò... no... Cioè, se no andava su, non dico parolacce perché io sono educata e non dico parolacce, però andavo pesante. Allora ho detto, scrivo giusto, scrivo come si deve perché poi ovviamente mi segnalano a me il commento invece come è successo in un, in un profilo. E allora ho detto, vabbè, gli scrivo questo, ma sono problemi tuoi, scusa. I miei conigli stanno meglio degli altri e tantomeno non devi dire te cosa o come io devo fare a loro, è quello che ho detto prima. Per cui, quando ho scritto questo commento, basta, non ho più avuto una risposta da questa persona, perché perché giustamente che cosa mi vai a scrivere sti commenti per cosa per cioè, poi vabbè, alla fine io ho bloccato sta persona su TikTok perché non sono commenti tanto da scrivere? Cioè, cosa vuol dire che tu mi devi insegnare di come curare i miei conigli, di cosa dargli, se andare dal veterinario? Cioè, ma so meglio io che cosa vuol dire, e tantomeno curare i miei animali. Non, cioè, non devono essere le persone a dirmelo. Poi tu ce l'hai un coniglio, no? E allora, cioè, basta, basta stare zitti, senza andare avanti. Cioè, non lo so io, questa cosa è proprio. Vabbè. Questo era il primo commento su TikTok. Andiamo avanti perché 8 minuti solo per un commento. Poi ho ricevuto questo commento sotto il video della macchinetta eh, del caffè che ho praticamente ottenuto tante visualizzazioni, per cui grazie per quelli che hanno visto il video perché non me l'aspettavo. Eh, questo ragazzo, in poche parole, scrive che lagna. E io dico che commento di. <ride> e io gli scrivo grazie per aver guardato il mio video e poi ho messo le faccine che ridono. Non mi ha più risposto, non ho ricevuto neanche un suo commento. Perché? Perché voleva solo una mia risposta. Tutto qua, di sicuro. Perché scrivere un commento del genere. Devo essere io a dire che noia, perché sto commento, che noia Ma scrivi un commento decente, perché hai guardato il video? Se non te ne frega, se ti annoia Non guardare il video, chiudi, via Mi fai un favore a me Tanto i commenti io non ci guadagno, per cui o scrivo o non scrivo un commento, non me ne frega Tutto qua Andiamo avanti Un altro commento di una ragazza Due palle sto video, ma Questo era un commento sotto il video eh, del robot di cucina del, di, Car di Carlo Cracco, dove anche questo ha fatto tante visualizzazioni. Ovviamente poi lo testeremo nella nuova casa. E, e questo ha scritto così. E io gli scrivo, ma che problemi hai? Perché allora l'hai visto? Perché hai guardato il video? Cioè, per, per cosa? Per scrivere un commento del genere? Anche questo no, no, è una noia mortale a, a leggere sempre gli stessi commenti e questo video. Cioè, boh, io non riesco a capire. Fatemelo sapere voi. Perché scrivono questi commenti? Perché? Scrivetemelo qui sotto. Poi, quando io rispondo a, a sti genere di commenti, no. Alla fine non ho neanche una risposta, neanche mi rispondono perché non hanno le palline per rispondere. Poi ai video, cioè ai commenti che io lascio, ma seri e non come loro. Questo per farvi capire, andiamo avanti. Che è meglio poi c'è questo commento dove ehm, ho parlato che sono stata truffata su Vinted. E questa ragazza che poi ovviamente ho bloccato cancellato eliminato perché sono stufa mi ha scritto come fanno ad arrivare soldi falsi se sono contanti le transazioni sono tramite carta ed è vinted poi a passare i soldi al venditore allora io l'ho spiegato nel video di che quale carta ho usato Secondo ti possono inviare anche i soldi falsi, in senso che vi eh, dico una cosa veloce, velocissima. Quando eh, ho usato la carta, ehm, se non mi sbaglio della Revol no, ho sbagliato. Quella carta tipo posta, banco posta, adesso non mi ricordo del, come si chiama. Quella carta lì, praticamente quella gialla, che non mi viene il nome. Cosa succede? Se tu paghi con quella carta gialla, no? Su eBay, su Amazon, e il venditore fa finta di spedirti il pacco ma poi tu gli invii i soldi perché con quella carta i soldi vanno subito a lui, no? In poche parole, lui si prende i soldi che io gli ho inviato e io non ricevo niente. Per farvi capire, per cui questo è il primo esempio. Cioè, lo so che non è mh, il primo esempio dei soldi, però per farvi capire, anche sui soldi uh, c'è stato... Quel, quel giorno che io ho voluto, diciamo, mh, prendere un sito che non ho mai visto. Mi è apparso su, su Facebook, ho preso questo sito e ho detto cavolo, che bello: un sito cinese, mh, ci sono le cose carine. eccetera, eccetera. Cosa faccio? Prendo e vado ad acquistare. Io all'inizio volevo mettere il bancomat perché io uso solo Bancomat online, non ho carte, eccetera. Però, poi, dopo il mio ragazzo mi fa: no, aspetta, usa la Revolution. Perché con quella ti mh, vedi se ti la blocca. Se una truffa, oppure eh, non, ti, non ti prendono i soldi. Allora, cosa ho fatto? Ho preso l'altra carta. Ho provato a pagare con l'altra carta. L'altra carta mi ha rifiutato l'acquisto perché mi ha mandato un messaggio con scritto truffa. Questo sito non è sicuro, per cui io all'inizio, per fortuna, non ho pagato col bancomat perché sennò uno mi ciulavano i soldi che ovviamente inviavo a delle persone che pensavo che questo sito era sicuro e invece no. E cosa succede? È la stessa cosa sconvinted. Se tu hai una carta, ad esempio, mh, quella, vabbè, io ho il bancomat, però di solito non cosa faccio invio i soldi a questa persona. Io potrei anche inviare soldi falsi, perché le carte che noi usiamo, non il bancomat, ma altre carte, no? Tu puoi inviare i soldi falsi, come è successo a me che su eBay mi hanno inviato i soldi che non erano, diciamo, quelli o oh, su Subito non mi ricordo, eh, che non erano veri. E poi alla fine me la sono. Mm, in, que, mm, in quel posto me la sono messa. Per cui può succedere che tu invii soldi fa falsi. Per cui io non riesco a capire, eh, se io l'ho detto nel video, se io ho avuto questi problemi, tu non mi puoi dire come fanno ad arrivare i soldi falsi in contanti, perché alla fine. Non li ricevi in contanti su Vinted, li ricevi sull'applicazione. Cioè, per cui non riesco a capire questo genere di commento. Ovviamente non dico con un commento brutto, un commento offensivo, non dico questo. Dico con un commento per dire: cioè, Perché l'hai scritto tanto se io l'ho detto anche nel video quando io mh, ho parlato della truffa su internet io l'ho detto nel video su quale carta ho usato eccetera per cui non riesco a capire questo genere di, di commento andiamo avanti perché eh, questo video sta durando l'eternità e oltre allora no forse abbiamo finito sì l Abbiamo finito perché poi tutti gli altri commenti che ho ricevuto eh, non ho fatto la foto e credo che ora che li vado, li vado a cercare ci vuole un bel po'. A parte che il video è durato anche fin troppo perché poi quando metto un commento e parlo solo per quel commento, poi alla fine non finisco più. Comunque, questi sono stati i commenti. Uh, ma ce ne sono altri che poi non mi ricordo se ve l'ho fatti vedere nella seconda parte oppure ma forse sì ve lo fatti vedere e niente per cui farò la quarta parte però dei commenti cioè dei messaggi privati che ho ricevuto e che vi spiegherò ovviamente nell'altro video uh, dedicato a instagram <ride> ovviamente e niente spero che questo video vi sia piaciuto uh, fatemi sapere cosa ne pensate e allora, se sono commenti come si deve, ci può stare, ma se sono commenti che annoiano, commenti come quelli che, che ricevo, commenti offensivi, brutti, eh, peggio di quello che, che vi ho fatto vedere. Perché ci sono certi commenti che, cioè, se li trovo, ve li farò vedere se li trovo quelli giusti. Preferisco non riceverli, cioè, anche perché se tu non mi segui al mio canale, non guardi il video, lo guardi solo di un minuto e scrivi un commento del genere che poi non ti interessa, chiudi il video, non commentare mi va bene. Cioè, non che commenti così tanto per commentare. Tanto poi alla fine cosa serve? Se io poi ricommento sotto nel video, poi non ricevo neanche una risposta di queste persone. Tanto vale, allora blocco la persona e la elimino, elimino anche il commento così siamo a posto senza che io perdo tempo a rispondere sotto nei commenti di queste persone qua per poi non ricevere neanche una loro, una loro risposta. Per cui non lo so. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Mamma mia, 20 minuti. Parlo un po' troppo, <ride> devo cercare di stringere quando leggo i commenti o spiegare. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!